Ciao a tutti, sono Sergio e da anni mi occupo di disegno. Questi che state vedendo sono appunto alcuni dei miei disegni per realistici a matita. Oggi voglio insegnarvi come realizzare le ombre in un disegno. Ma prima, sei consapevole che stai guardando la seconda parte di un video tutorial? Se vuoi vedere la prima parte ti consiglio di guardare il link in descrizione, tanto dura solo 4 minuti. Se hai già visto invece la prima parte, procediamo con la seconda. Ora che abbiamo delineato il nostro volto, possiamo procedere con le ombre. Io qui ho realizzato 3 copie con l'utilizzo della griglia per fare prima, dato che dovrò fare diversi tempi. Ma se volete partire da zero e quindi senza l'utilizzo di una foto, avete comunque il primo tutorial con le regole per costruire un volto totalmente da zero. Quindi, come si realizzano delle ombre realistiche? Innanzitutto bisogna capire che cosa si intende per realistico, dato che secondo me esistono diversi modi per riprodurre la realtà. Ed un esempio sono appunto i disegni che state vedendo adesso. Differente sarebbe stato un disegno di questo genere. Ciò che quindi riesce a assumere il concetto di reale, secondo me, non sta tanto nelle ombre che ha il soggetto, ma nella sua forma e nelle sue proporzioni. Le proporzioni vanno a delineare infatti quella che è la vera somiglianza delle realtà, secondo me. Tuttavia, i metodi per dare volume ad una forma realistica sono diversi, ma il metodo per applicarlo varrà anche a seconda dello strumento. Tendenzialmente si dice infatti che per le ombre bisogna partire da quelle più scure a quelle più chiare. Ma se decidessimo invece di disegnare con una penna? È chiaro quindi che non esistono delle regole universali per tutto, ma che tutto invece varia a seconda dello strumento e della tecnica che vogliamo utilizzare. Detto ciò, vi insegnerò a realizzare vari tipi di chiaroscuro che possono dare un'interpretazione realistica al volume che vogliamo realizzare. Come dicevo, lo strumento cambierà di molto il nostro modo di realizzare le ombre. Perché se è vero che per fare delle ombre con delle matite possiamo utilizzare più gradazioni, non possiamo fare lo stesso con la penna. Inoltre, sempre con la penna non potremo togliere il colore in eccesso o sfumare come potremmo fare invece con la matita. Quindi, innanzitutto, prima di disegnare le nostre ombre, è essenziale scegliere lo strumento, dato che questo cambierà di molto il nostro modo per applicare le ombre. Ma per rendere le cose più interessanti, stavolta sceglierò di utilizzare la penna. Se decidiamo di applicare le ombre col chiaroscuro a pioggia, la cosa essenziale sarà sempre mantenere lo stesso verso e la stessa direzione. Se doveste sbagliare anche solo una volta il verso, il vostro risultato potrebbe essere più simile a questo che a questo. Caso completamente opposto invece è il tratteggio incrociato, dove stavolta dobbiamo assolutamente fare dei tratteggi sempre in direzioni opposte. I tanti tratteggi che si intersecano uno all'altro in direzioni opposte daranno l'illusione delle ombre. Mentre per quelle più realistiche non dovremmo fare altro che fare dei piccolissimi tratteggi uno affiancato all'altro, ripetutamente con più strati. Potremmo poi applicare questo stesso metodo ai nostri volti, fino ad ottenere un effetto del genere. Queste ovviamente sono delle nozioni basse su come applicare le ombre, ma se volete approfondire la cosa scrivetemelo in un commento. Inoltre vi ricordo anche questa volta di condividere questo video, perché come dicevo la scorsa volta non avrebbe senso realizzare un tutorial se non si ha il pubblico a cui mostrarlo. Ed anche questa volta ovviamente il commento che mi avrà colpito di più riceverà a casa un disegno. Quindi ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video fin qui, spero di esservi stato utile, condividete e grazie, alla prossima! Ah, dimenticavo, la scorsa volta Salvatore si è aggiudicato questo disegno per aver commentato con questo commento e condiviso il tutorial con tutti quanti. Quindi, se volete avere un disegno anche voi, iscrivetevi, commentate e condividete. Ciao a tutti! Ciao!